veramente di lasciarsi senza patrol? Che ve lo dico a fare, ragazzi, questo non è un patrol, è un mostro. Il percorso lo conoscete già, il mezzo è questo. Tutto destra? Ok, piano piano. Vai, vai. Ok. Ok, vai, vai, passato. Gira tutto prima di partire, ok, vai! No, no, così scavi, così scavi. Devi proprio cercare da dietro col gas e salire su in cima. Vai indietro, sali in cima al tronco, ancora un po'. Dici che non basta? No, perché sei sempre lì. Una porta. Ok, vai. Se vuoi evitarli, li fai sul laterale, ok? Al posto che prendere il tronco, vieni sulla terra. Vai ora. Vai! No, ti sei fermato. Vai ancora. Torni a cadere lì, devi andare più indietro, prenderlo più prima il laterale. Vai, vai, vai ancora. Dai, no. Piano, piano. Se no, falla tutta sulla costa, eh. E che ha un passo proprio che sta tra i tronchi e di conseguenza gli dà questo problema.
E ora percorso Bosco, che è un letto di un piccolo torrente che di solito drena l'acqua del parco. Lui è molto lungo, quindi dovrà fare un po' di manovre e una rottura di scatole, ma insomma è anche quello il bello, conoscere il proprio mezzo. Roger. Fai bene il laterale perché sennò ti prendi l'albero. Di qua? Attento al buco. Qui abbiamo la V che in pochi hanno fatto, ma mi sa che ce la fa la grande. E direi che dopo la V possiamo provare i twist, perché comunque il mezzo è bello lungo e quindi spingerà, magari si impegnerà un po' a fare anche delle belle foto. Di qua, di qua. Vai. Fermo! Ok, adesso se entri qui in retro, facciamo la retro fino dietro e provi lì se vuoi. Se vuoi scendere un attimo a guardarla. Vai a sinistra. Dritto. Piano. Vai ancora un po', piano, ok, vai avanti così ancora, vai avanti così, di tutta a sinistra, ok, raddrizza ora e mandala su piano, così. Ancora a sinistra, dagli tutto. Più di fianco, perché quando spara vai. I sassi. Sono dentro nel fango. No, non si entra a farlo per il momento. Ok, fermo lì. No, resta lì, resta lì. Dagli tutto adesso. Ancora un giro, ma ti stai sedendo sempre di più dietro. Ok, ora vai tutto, dagli tutto. No, perché hai... fermo, dagli tutto ora. Vai, vai ancora un pelo, fermo lì, aspetta che ti guardo a destra.
Questa non gira però, perché ce l'ha storta. Ah, ok. È in appoggio internamente la spalla. Quando raddrizzi sì. Vai. Vai indietro ancora. Ok, tienila dritta. Tienila, non state nella spalla. Occhio dietro, occhio all'angolo dietro. No, sei sul muro dietro. È più bucata a sinistra perché la destra la porterebbe fuori, eh. Ecco, il niente più bucata a destra. Se la si sgrima un pelo a destra, dai va. Allora, io condivido al 1000% la scelta di provare il proprio mezzo da viaggio nel trial e poi quando non si riesce perché c'è un passaggio veramente troppo difficile rinunciare e tirarsi fuori col ferro o farsi tirare fuori, perché i mezzi sono da viaggio, vanno trattati sempre bene. Ho deciso che sei il filmatore professionale. È già partito? Sì, lascialo registrare. Poi tu tagli. Quello che succede in Italia. Sì, registra. È al cavo sotto del comando. Dani, mettiti dove c'è il ragazzo che prende, per favore. Rema un po', rema un po', vai. Pensavo di aver mollato troppo presto, però ho sentito che aveva preso. C'è un bel angolo di dosso, quindi lì c'è proprio un dentone. Via le mani, Dani, via le mani. Ora ditemi che non vi è venuta voglia di patrol, perché non ci credo, ragazzi. Che mezzo pazzesco! Sono contento che sia entrato in pista, anche perché è il primo patrol e non vedevo l'ora di farvelo vedere. Ragazzi, iscrivetevi al canale, è importantissimo, mi date una mano pazzesca, poi è gratis, quindi click. Ci si vede più avanti in un altro video e perché no, fino a fine agosto venite a provare la pista da trial. Spero da settembre di quantificare e realizzare le novità che ho da proporvi con nuovi video, nuove cose, e fate sempre buon 4x4. Ciao!